Benvenuti amici al nuovo favolosissimo video di unboxing, questa volta un altro video su Harry Potter. Apriamo questa volta la J.K. Rowling's Wizarding World. Questa è una scatola veramente stupenda e non abbiamo assolutamente idea di cosa ci sia dentro perché non ho voluto spoiler di nessun tipo e quindi non lo so. Comunque, questa è una fantastica box che è dedicata a Harry Potter, è al mondo fantastico di Harry Potter ed è sono tutte cose scelte da J.K. Rowling ed è della Lot Crate, quindi sul sito della Lot Crate la trovate. Non è una scatola mensile, ma arriva ogni due mesi. E questa, adesso voglio vedere, e questa è l'etichetta che chiude il tutto. C'è scritto The Spelling Mind World of Harry Potter and Fantastic Beasts. Sono veramente emozionatissima per questa box, very very exciting. Ta-da! C'è questo simbolo all'interno. La scatola è veramente bella. Molto bella. Andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. C'è un bigliettino. Allora, la prima cosa che mi sovviene è il Funko, che è veramente bellissimo. È di Luna Lovegood. Guardate che bello. Dedicato a Luna Lovegood. Ci sono tutti i personaggi di Harry Potter, ma devo dire che questa qui, la Luna Lovegood, è veramente, veramente stupenda. Guardate quegli orecchini a forma di fragola. È veramente bello, veramente bello. Sì. No, questo mi piace un sacco. Bellissimo. Bellissimo. Ta-da! Poi vediamo che cos'altro c'è. Wow! Cioè, tutti penseranno, oh, c'è una maglietta di Renato Zero. No, è Severus Pito. E c'è scritto la frase tipica di Severus Pito, che è quella per cui lo riconoscono tutti nell'ultimo film. After all this time, always. Dopo tutto questo tempo, sempre. Oh. Sempre. È una maglietta bellissima, è morbidissima, però dai, c'è troppo Renato Zero, non me la posso mettere. Wow! Cioè, questi ragazzi, i calzettini, ma sono stupendi! I calzettini del binario 9 e 3 quarti dell'Hogwarts Express, ma proprio sono bellissimi perché hanno... qui sono di lana e qui dove c'è sono di elastene, dove c'è la tappezzeria del treno. E sono una cosa meravigliosa questi. Questi sono proprio il top. No. Questa è una esclusiva dell'Outwear e l'hanno messo qua. Cioè, questi sono... Oh, bellissimi! Abbiamo ancora altre cose. Wow! Questa è una pin, cioè, questa è una pin, è veramente una cosa meravigliosa, è di una qualità fantastica, cioè questa è bellissima, questa è stupenda, cioè la devo aprire perché la devo far vedere meglio, cioè qui c'è una sfera che sembra madreperla e qui c'è un metallo satinato che è una cosa meravigliosa. Cioè, è toccarla è stupenda. Cioè, la prima volta che dico che toccare una spilla è stupendo. Una collana col giratempo. Mini giratempo. Dai, è fisso. È troppo carino. Cioè, mi è sempre piaciuto il giratempo, però, cioè, portare quel coso al collo, cioè, voglio dire, o funziona veramente, sei un mago, oppure no. Questo è veramente carinissimo, troppo carino. Ma si vede bene. Adoro.
è un qualcosa di lungo qua. What were you thinking? Boh, vediamo che cos'è. Se riesco ad aprirlo, eh? Perché se caso che non riesco ad aprirlo. Oh, dunque. Ah, ecco, dicevo, non c'è la spiegazione. Ecco la spiegazione di tutte le cose che ci sono dentro. E... ah no, in realtà il time turner gira. Guardate un po'. E poi non è finita perché il tema di questo mese era il tempo. E infatti c'è il giratempo, la sfera del tempo, i calzini che indicano il treno senza tempo del binario 9 3 quarti. Lui che dice dopo tutto questo tempo. E questa era uno dei personaggi che si potevano trovare, non c'entra niente col tempo, ma non è finita, c'è un ultimo pezzo nella scatola ed è questo. Ed è un bellissimo orologio da tasca con il simbolo dei doni della morte. E aspetta che c'è la pellicola, la voglio togliere. Non ci riesco, pazienza. E all'interno c'è l'orologio con il simbolo dei doni della morte. È veramente pesantissimo. Ed è... cioè, questi oggetti sono veramente belli, non sono cheap. Non sono per niente cheap, è questo che mi piace di queste cose qui, perché sono belle, pesanti e sono stupende. Quindi, niente, è un orologio bellissimo. E anche la chiusura è proprio bello. Io sono rimasta soddisfattissima, questa è una scatola veramente stupenda, cioè io non posso chiedere... cioè questi oggetti poi non li ho mai visti in giro e quindi mi piacciono tanto. E a parte la maglietta che è molto Renato Zero, ma vedete Renato Zero qua lo conosciamo tutti, e in Inghilterra magari un po' meno, quindi in Inghilterra è Piton questo. Questo è Renato Zero, c'è troppo. Direi che il mio pezzo preferito in assoluto per il momento è la spilla con la sfera, perché ha al tatto è veramente una cosa meravigliosa. La metterò subito sul park, subito, adesso, in questo momento, vado. Ciao a tutti per essere stati con noi in questo video di Cute and Chic per un nuovo unboxing. Per favore iscrivetevi e se volete mettete un mi piace. Se vi piacciono queste box e volete delle informazioni mettetemelo nei commenti che vi rispondo. Ciao ciao!